Amici di Retrobottega, bentornati con le dirette del lunedì pomeriggio, come sempre qui dalla nostra sede di Via Pradamano numero 4, dallo stanzino di Bottega Errante, come qualcuno ci ha segnalato nella scorsa puntata. Oggi di nuovo Mauro e Alessandro per una puntata speciale che abbiamo scelto di dedicare interamente a una città. Una città che è stata raccontata in mille modi, cinematograficamente, da un punto di vista letterario. È una città che incanta tutti i visitatori che vanno a visitarla, appunto. Però, prima di addentrarci in quelle che sono delle suggestioni che vengono da diversi mondi, appunto quelle della letteratura, del cinema e molto altro, abbiamo scelto di parlare di Venezia, non a caso. Abbiamo scelto di parlare di Venezia perché questa è la nostra settimana veneziana, dedicata al nostro libro in uscita, Venezia Complice, di Paolo Ganz. E lascio, come sempre, la parola per questo, per un piccolo focus introduttivo sul libro che uscirà in libreria questa settimana, a Mauro. Mauro, a te la parola. Ciao a tutti. Allora, intanto si tratta di due libri, no? È la prima volta che Bottega fa questo tipo di operazione, no? Che ti riesce tanto benissimo. Venezia Complice e Venice Confidential, no? Abbiamo deciso di pubblicare la versione inglese di Venezia Complice di Paolo Ganz, perché ci sembra che sia una città che si presta, ovviamente invasa da turisti di tutto il mondo, e si presta anche a essere pubblicata anche nella lingua universale per eccellenza, in modo da incrociare, speriamo, insomma, anche i turisti che arrivano nella città veneziana. Venezia Complice è, come avevamo già detto anche l'altra volta, adesso ce l'abbiamo fisicamente in mano e siamo molto contenti. Siamo molto contenti. Intanto volevo sempre far vedere che per noi forse di Bottega è una delle più belle copertine, sì, che mai, ci troviamo mai a vedere. È l'illustrazione di Andrea Longhi, carnettista di viaggio, grande illustratore, che ha anche illustrato poi all'interno, in alcune pagine, alcuni angoli di questa Venezia nascosta. Paolo Ganz non è il primo libro di Paolo Ganz su Venezia, anzi, ne ha scritti altri, scrittore veneziano che ha fatto di Venezia anche un po' l'ambiente narrativo dove appoggiare le proprie storie, i propri racconti, però questa volta l'aggettivo, diciamo, che accompagna la città, complice, è un aggettivo che racconta molto del libro, perché qui è una Venezia intanto donna. Paolo si è divertito a raccontare questa città mamma, questa città fidanzata, questa città amante, in cui una serie di personaggi incredibili vivono, amano, si arrabbiano, si disperano, piangono, ridono in mezzo alle calli veneziane. Forse non è una guida narrativa, non possiamo definirla tale, ma possiamo definire un vero e proprio libro di narrativa che ha Venezia come uno dei protagonisti principali, no? È come un teatro, un palcoscenico, si aprono le quinte e ci sono tutta una serie di veramente personaggi incredibili, da Saverio il Matto a Bianca con i suoi gatti e questa alluvione del 66, c'è la proprietaria della tabaccheria La Darsena, c'è l'amante di un aviatore, c'è una donna di Marsiglia che arriva a Venezia alla ricerca di un maestro di Malamocco, tutta una serie di, c'è questo attore americano che sconvolge la vita di un ristoratore veneziano, insomma c'è tutta una serie di, una carrellata di persone. Sono 11 racconti, sono 11 storie, e la caratteristica forse principale è che Venezia è un po' misteriosa, lo è già di per sé, no? Un po' come è nata, come si è sviluppata, l'origine di Venezia non è ancora chiarissima. E quindi qua il reale e il fantastico si mescolano. È un libro in cui non si sa mai che cosa è verosimile, che cosa è frutto dell'invenzione e della penna, diciamo, e della letteratura di Ganz, e che cosa invece è storia reale, no? Forse questo è il bello di questo libro, insomma, che gioca su questo equilibrio, come molto spesso la collana delle nostre città, le città invisibili,
giocano, no? Quindi la traduzione in inglese Venice Confidential è di Agnese Martina, che ha tradotto il libro, e quindi usciamo ufficialmente mercoledì in tutte le librerie, e ci sarà anche un evento un po' speciale, perché questi libri spesso sono accompagnati non da presentazioni Ma no, mica, classiche, ma... ma da giochiamo con la città. Insomma, abbiamo giocato molto spesso con Udine, E con con Paolo Pordenone. Deleossi, abbiamo giocato con Pordenone e con Lorenza Stroppo, e adesso sabato ci sarà un grande appuntamento con Paolo Ganze, che ci racconta Alessandro. Sì, prima di parlare dell'evento di lancio del libro, ricordo che a proposito di giochi e di giochi da fare insieme, c'è tempo fino a mercoledì anche per continuare a partecipare a questa specie di grande gioco in cui vogliamo conoscere la vostra Venezia complice attraverso una fotografia o un breve testo ad accompagnarla. Sono arrivate parecchie fotografie, sono tutte molto interessanti. Noi poi staremo qui a sceglierle insieme a Paolo e capire quale poi sarà la vincitrice di tra tutte. La vincita, poi il premio in palio è un libro di Venezia Complice autografato da Paolo Ganza. Lo diceva benissimo Mauro, ci piace inaugurare l'avventura di questi libri non con una presentazione canonica, non con una presentazione classica, ma con un evento speciale, per cui per sabato 21 aprile abbiamo pensato di lanciare il libro partendo da quella che chiaramente è uno dei luoghi in cui pescare poi questo libro, che è una delle librerie di Venezia, Mare di Carta. Si parte alle 11, ci si trova lì e poi da lì si inizia una lunga passeggiata, molto leggera però, in compagnia di Paolo Ganz, che approfitterà di questo percorso attraverso le calli di Venezia per raccontarci alcune delle storie del libro, per darci delle suggestioni poi altre. E altre avventure veneziane. L'arrivo poi è previsto in un'altra libreria, la libreria Goldoni, così ad unire un po' attraverso questo libro due avamposti, due presidi anche del libro e della lettura a Venezia. L'abbiamo detto però in apertura, oggi non volevamo ovviamente fare un focus unicamente sul nostro libro, ma abbiamo pensato di raccogliere un po' di idee, di mettere insieme quelle che sono state un po' le nostre letture, un po' le nostre visioni al cinema e di raccontarvi un po' la nostra Venezia. Per cui Mauro so che ha preparato una lista di alcuni titoli di libri ambientati a Venezia o che hanno in qualche modo raccontato Venezia. Io poi vi dirò qualcosa invece su alcuni film, ma cominciamo dalla lettura, Mauro. Cominciamo come sempre facendo un focus sull'editoria, quindi su una casa editrice. Pensare a Venezia si pensa automaticamente a Certo. Marsilio, perché è la casa editrice veneziana storica, la più importante, una delle più grandi del Nord-Est, una delle più grandi in Italia. Parlare di Marsilio è molto complicato perché si tratta di una grande casa editrice, di un'editrice Una che ha grande molta storia. storia, che ha 8.000 titoli pubblicati in catalogo, noi ne abbiamo 22, quindi insomma Ci stiamo avvicinando. abbiamo un po' di strada da fare, e fa solamente 250 novità all'anno, noi facciamo circa il 5%, Dodici, quindici. no? Quindi è una grande casa editrice con un grande editore che nel 1961, la Marsilio Editore nasce nel 61 e poi viene guidata storicamente, insomma, guidata da Cesare De Michelis, che è una figura di editore come ce n'erano ancora negli anni 60, 70, 80, no? Dopo si è un po' persa la vera figura di intellettuale editore, no? Leggo quello che scrive Cesare De Michelis su che cosa vuol dire fare libri e che cosa vuol dire fare libri a Venezia. Ti ascoltiamo. Fare libri, stamparli, leggerli, scriverli, raccoglierli, venderli, recensirli. Nella mia vita mi sembra di non aver fatto altro. Come se un'ossessiva passione mi avesse travolta appena ragazzo. Eppure da sempre mi è sembrato non privo di significato farli qua, dove ero cresciuto, nella nostra terra, magari proprio a Venezia. Quando cominciai lo sapevo e non lo sapevo che la Serenissima era stata la patria del libro, che proprio nell'isola aveva preso forma e si era definito all'alba del Cinquecento, quello strano mestiere che è fare l'editore. Grazie a Aldo Manuzio, il principe e il principio di tutta la storia dei libri. Per questo continuo a fare libri a Venezia, come se il tempo che intanto è passato non sia bastato a cancellare una storia che ormai 5 secoli è più. Ecco.
Beh, c'è da dire che esiste una cosa, cioè che il libro e l'editoria è nata a Venezia, no? Aldo Manuzio è storicamente nel Cinquecento il primo stampatore, il primo editore di libri, no? Quindi assume già la città un significato, è un simbolo, è un fascino incredibile. E, alcune piccole cose su Marsilio, più cose forse è inutile andare a elencare la quantità di libri, però è interessante anche la storia editoriale ultima, perché Marsilio faceva parte del gruppo RCS e poi con l'acquisizione di Mondadori, da parte di Mondadori RCS, Cesare De Michelis e il figlio decisero di uscire dal gruppo e di riacquistarsi le quote e di ridiventare indipendenti. Quindi una scelta ben precisa, politica, culturale, e adesso ho fatto una joint venture con Feltrinelli nel 2017. Negli ultimi anni la Millennium Trilogy di Stieg Larsson ha aperto forse un mondo che Marsilio ha occupato, quello del giallo Svezia, quello del mondo noir del nord Europa. Credo sia uno dei casi editoriali più incredibili e più forti degli ultimi anni. E oltre alla collana di narrativa fortissima, oltre a tutto il lavoro con gli italiani, Marsilio ha anche questa caratteristica di essere il punto di riferimento per tutti i libri illustrati, i cataloghi d'arte e le guide, che riguardano molto spesso Venezia. Quindi grande saggistica legata all'architettura, all'arte. Quindi parliamo di un grande editore, insomma, con un catalogo veramente. Vi invitiamo a visitare il sito, a vedere un po' i meandri di questa scelta, diciamo, di selezione di titoli. Sì, un editore sicuramente con una visione. Però è stato molto interessante questa cosa di comprendere come in qualche modo l'editoria sia nata in questa città. Oltre all'editoria, mi viene in mente che Venezia è anche un punto di riferimento per il mondo delle librerie, per il mondo dei librai, no, Mauro? Sì, diciamo che le librerie, ovviamente noi insomma, ne toccheremo due sabato, la certo. libreria Mare di Carta e la libreria Goldoni. Però abbiamo parlato l'ultima volta di una libreria incredibile, no? Una delle più belle librerie nel mondo, la libreria Acqua Alta, che è questa libreria di cui abbiamo già parlato. Citiamo anche la libreria Marco Polo, perché è una libreria indipendente che lavora con gli editori indipendenti, libreria insomma importante, bella. Come citiamo anche la libreria Toletta, perché oltre a essere una delle più grandi librerie veneziane è anche da molti anni anche una casa editrice che pubblica una serie di titoli su Venezia, e quindi insomma accanto all'attività di librerie anche l'attività editoriale. E poi non è un caso forse, perché se l'editoria nasce lì, se abbiamo citato un po' di librerie, ne potremmo citare tantissime altre, certo, ma è anche sede della scuola librai Umberto e Elisabetta Mauri, cioè la scuola di formazione per i librai più importante in Italia. E quindi se uniamo tutti questi punti, Marsilio, la scuola librai, le librerie, e anche adesso magari facciamo una sorta di panoramica sui libri ambientati a Venezia, vediamo che alla fine Venezia è una città che fa del libro un elemento centrale. Sì. Prima di passarti la parola, di entrare un po' all'interno di quello che è il mondo dei libri ambientati a Venezia o che Venezia hanno raccontato, vorrei invitare anche tutti i nostri ascoltatori, chi ci sta seguendo in questo momento, chi ci ascolterà poi successivamente, a raccontarci, a dirci quelli che sono invece i libri del cuore legati a questa città, o i film del cuore, o le canzoni, qualunque cosa abbia a che fare con questa città. Però adesso ascoltiamo invece quelli che sono i riferimenti che Mauro ha scovato. Ovviamente è molto difficile per fare una sintesi sui libri su Venezia o ambientati. Potremmo stare qui due settimane. Io ne ho selezionati 4-5, ma ve li dico proprio in pillole. Il classico per eccellenza,
libro ambientato a Venezia è La morte a Venezia di Thomas Mann, no? Pubblicato nel 1912, è uno dei classici più importanti della storia della letteratura del Novecento, ambientato tutto a Venezia, e quindi parto da quello come partenza per poi andare invece su delle cose un po' più contemporanee. Venezia è un pesce di Tiziano Scarpa. Credo che sia un libro che io ho amato molto, in edizione Feltrinelli, trovato adesso anche intascabile, libro che ha un po' di anni, però è sempre attualissimo, godibilissimo. È un viaggio nella Venezia di Tiziano Scarpa, che è un autore, insomma, premio Strega, è un autore importantissimo a livello italiano. Parte da un presupposto che, guardandola dall'alto, Venezia ha proprio la forma di un pesce, no? E da questa forma strana parte, quindi dalla testa fino ad arrivare alle lische, fino ad arrivare alla coda del pesce, e racconta le sue storie, diciamo, veneziane, no? Però Venezia è stata anche una città, forse la città, una delle città più illustrate, no? Perché insomma, Ugo Pratt ha fatto di Venezia il centro Sì. del suo mondo, del suo universo creativo, del suo universo artistico. E ha scritto questa guida che si chiama Corto Sconto, che è una guida illustrata in cui il corto maltese si muove attraverso 7 itinerari fatti di disegni, fantasia, consigli pratici per attraversare la città. È un titolo corto sconto strano, no? Però è un titolo che gioca sull'espressione tipicamente veneziana, corte sconta, che indica praticamente una corte nascosta, una corte nascosta dal grande flusso Certo. turistico. Quindi è diventato un classico questo libro, è una guida illustrata da Ugo Pratt, quindi non ha bisogno di altre mie No. specifiche. E un'altra guida illustrata Un altro che trovo grande. bellissimo è il Venezia Sketch Tour del nostro, in cui tra gli autori c'è anche il nostro Andrea Longhi. Gli Sketchers sono questi carnettisti, questi disegnatori, illustratori che raccontano dal vivo, live, con lo sgabello, il loro foglio, e l'acquerello, la china e altre, diciamo, forme di disegno, una Venezia straordinaria, un libro di grande formato, bellissimo, che dà un altro spunto, da un altro punto di vista originale. Chiudo questa piccolissima panoramica Sì. con un libro di una nostra autrice, di una nostra amica, di una, insomma, anche lei, di una persona che lavora nel mondo dell'editoria, nello specifico in Edicico, Lorenza Stroppa. Alla fine Dark Heaven, la trilogia di Lorenza Stroppa e di Flavio Pecorari, in arte Biancaleone e Cappello. Dark Heaven è ambientata e ha come sottofondo questa Venezia fantastica, fantasy, urban fantasy. Eh sì. Quindi, per chi vuole andare in quelle atmosfere lì, Tra il gotico tra e il gotico, esatto, è ambientato, insomma, Venezia si prestava sicuramente per essere l'ambiente più giusto per inserire le storie di Lorenza. Quindi un po' queste piccolissime suggestioni per chi vuole andare a vedere Venezia da un punto di vista diverso, quindi illustrazioni, urban fantasy, classico, quindi insomma ho voluto un po' coprire un po' tutti i generi. Venezia, Ovviamente, appunto, non è raccontata soltanto nei libri, è chiaramente stato palcoscenico di tanti, tantissimi film. Io parto dal punto in cui arriviamo tutti quando andiamo a visitare Venezia, cioè la stazione di Santa Lucia. E lì mi viene in mente un Alberto Sordi di molti anni fa, a fine anni 50, mi sembra del 58, in cui in Venezia la luna è tu, lui è questo gondoliere improbabile che cerca un po' anche di adescare le turiste che stanno arrivando in città. E poi mi vengono in mente due cose invece con Jude Law. Uno è il talento di Mr. Ripley, ci sono Jude Law e Matt Damon e tutta l'avventura di questo personaggio incredibile che tutti abbiamo in parte odiato e in parte amato, perché è veramente un assassino affascinante interpretato da Matt Damon. Si svolge attraverso i canali di Venezia, ma anche una sequenza recente diretta da Paolo Sorrentino.
nella sua serie Il Papa Giovane, The Young Pope, proprio con Jude Law, è girata ed ambientata a Venezia. Venezia poi è stata anche il teatro di James Bond, di 007, sia con Roger Moore in questo vecchissimo Operazione Moonraker, sia nel recente o nel più recente Casino Royale con Daniel Craig, in cui c'è questa sequenza finale anche molto terribile, perché addirittura crollano interi palazzi nei canali di Venezia e rimane vittima l'amata di James Bond. E poi chiaramente c'è Il Mercante di Venezia, mi ricordo la versione recente, quella del 2004 con Al Pacino, una straordinaria interpretazione di Al Pacino che si muove appunto tra le calli di Venezia. E il meno interessante forse The Tourist con Johnny Depp, che però si muove anche lui sopra i tetti di Venezia. E poi ci sono gli hotel, l'Hotel Danieli, famosissimo che abbiamo visto e tutti abbiamo sognato almeno di passare una notte in questo hotel. Mi viene in mente la prima notte di nozze tra Carlo Verdone e la sua novizia moglie in viaggi di nozze, che è un momento incredibile, incredibile di cinema. Forse però la sequenza a cui io sono più affezionato in assoluto, perché mi è capitato di arrivare in questo campo veneziano e dire: cavolo, io qua ci sono già stato, no? Ma non riuscivo a ricordare che cosa fosse. Chiaramente non c'ero già stato, c'ero stato da spettatore, ed è una delle scene di Indiana Jones, l'ultima crociata, quella in cui a un certo punto loro escono dalle fogne, praticamente dai sotterranei, poi della chiesetta di San Barnaba, mi sembra sia, e poi fuggono attraverso Venezia. Poi si potrebbe andare avanti, c'è Senso di Luchino Visconti, c'è Pane e Tulipani e molto, molto, molto altro. Come vedete, Venezia è veramente il posto giusto dove girare e ambientare un film. Dico solo un'ultima cosa sul cinema e Venezia: chiaramente Venezia è anche la città in cui è nato il primo festival di cinema del mondo, che nasce nel 1932, è al Lido, tuttora al Lido, con tutte le complicazioni che comporta fare un festival in un posto del genere, che però riesce comunque ad avere fascino a 74 anni, siamo a 74 edizioni in realtà, perché poi gli anni sono di più. Uno dei luoghi dove si svolge il festival e uno dei luoghi simbolo del Festival del Cinema di Venezia è l'Hotel Excelsior, luogo clamoroso, dove tra l'altro poi è stata girata una scena meravigliosa di C'era una volta in America, la scena in cui Robert De Niro prenota l'intero ristorante per la sua amata, e chiaramente ambientata in America, ambientata a New York, ma venne girata nella sala degli stucchi dell'Hotel Excelsior. Quindi vedete, le suggestioni sono veramente tantissime. Eh sì, e poi pubblicare questo libro vuol dire anche per noi andare in giro con Paolo a raccontare proprio anche queste cose, Sì, perché a poi scoprirne delle a scoprirne altre, perché delle poi lui altre. ne Sì, sa veramente tantissime. essendo anche un musicista importante, Paolo magari poi potrà aggiungere anche la musica Assolutamente, a anzi, queste glielo chiediamo nostre. ufficialmente qua, a Retrobottega: Paolo, aggiungi la musica, dici qualcosa sulla musica. Quindi l'appuntamento lo ribadiamo, è sabato, per chi Sì, vuole, ci 21 saremo anche noi aprile. di bottega insieme a Paolo a seguirlo in questa oretta di passeggiata, Dalle quindi 11. dalle 11 alla libreria Mare di Carta, e da lì insomma un'oretta, e Traverso poi insomma Venezia. qualche baccaro ci rapirà sicuramente. Sicuramente. Veniamo agli Sì, appuntamenti. beh, cominciamo con un appuntamento in realtà che è della prossima settimana, che è lunedì 23 aprile. Ci sarà alle 12 in biblioteca Ioppi a Udine la conferenza stampa di presentazione del programma di Aspettando la Notte dei Lettori. Come sapete, la Notte dei Lettori è il festival che noi organizziamo in collaborazione con il Comune di Udine, con il sostegno della Regione e grazie anche allo splendido lavoro delle librerie della città. E la Notte dei Lettori vera e propria è in 2 giorni, l'8 e il 9 giugno, però abbiamo realizzato una serie di appuntamenti in collaborazione con associazioni, enti e storici collaboratori di Bottega Errante, di avvicinamento, di un po' di preparazione alla Notte dei Lettori per continuare a giocare con il mondo del libro e dando la parola appunto ai lettori. Quindi l'appuntamento di presentazione di tutto questo programma è appunto lunedì 23 aprile alle 12 in biblioteca. E ci sono, come sempre, come ogni settimana, un po' di
alcuni appuntamenti, quindi al di là di Paolo, di Ganz e del lancio del libro, ci saranno due appuntamenti con Il fiume sono io, che sta continuando questa tour veramente instancabile tour, insomma sta superando quasi più il nostro miglior Floramo, si avvicina a Bob Dylan, si avvicina a Bob Dylan con il suo Never Ending Tour, e qua insomma continua a battere il Veneto lungo e largo Tasinato col fiume sono io. L'appuntamento è il 19 aprile a Pressana, e poi l'indomani, il 20 aprile, a Mestre, allo spazio industriale gestito dall'amica Elisabetta Tiveron, con ritorna Gianfranco Bettin, che aveva accompagnato il lancio a Monselice, adesso torna a dialogare con Alessandro. Quindi due appuntamenti con Il fiume sono io, che ci accompagna insomma settimanalmente ormai in questo retrobottega. Bene, siamo quasi in chiusura, abbiamo parlato tanto di cinema in questo episodio, però non vi abbiamo ancora consigliato che cosa andare a vedere al cinema, allora ecco il consiglio: giovedì esce al cinema questo nuovo film, si intitola Molly's Game, diretto da Aaron Sorkin, già sceneggiatore, lo ricorderete, di Social Network e più recentemente di Steve Jobs, uno dei grandi sceneggiatori che abbiamo a nostra disposizione come spettatori qua. Al debutto come regista, è un film incentrato su questa studentessa di giurisprudenza che a un certo punto della sua vita decide di abbandonare quel mondo per darsi al poker clandestino, diventa la regina del poker clandestino, è interpretata da un'attrice incredibile che è Jessica Chastain, per cui non perdete davvero questo film perché merita. Bene, noi vi abbiamo raccontato un po' di cose, ve le riracconteremo lunedì prossimo, dove faremo anche un resoconto di quello che appunto sarà la conferenza stampa, vi racconteremo un po' il programma. Grazie come sempre per averci seguito e appuntamento a lunedì prossimo. Ciao!